Ciao, io sono Sara. Lasciate che vi racconti una storia che dimostra che niente è impossibile. A causa di un incidente d'auto ho perso i miei genitori e anche le gambe. Dopo quella tragedia sono andata a vivere in una casa famiglia speciale. Non mi trovavo male, ma a volte mi mancava l'affetto della mia famiglia. Un giorno il direttore della casa famiglia è venuto nella mia stanza. Sara, voglio presentarti delle persone. È entrata una coppia molto carina. Loro sono la signora e il signor Rent. Buongiorno. Mi sono chiesta che cosa volessero. Sara, vorremmo adottarti. Cosa? Che sorpresa. Sono rimasta in silenzio, non sapevo come reagire. Speriamo che ti troverai bene con noi. Adottare un adolescente con dei problemi di salute è un gesto nobile. Sembravano davvero felici. Mi sono parse delle brave persone. Ecco com'è iniziata la mia nuova vita. Finalmente ho scoperto che cosa voleva dire cenare, passeggiare al parco e fare altre attività piacevoli insieme alla mia famiglia. Gli altri ragazzi pensavano che fosse scontato. Io ero contenta. E i miei nuovi genitori sembravano persino più felici di me. Una sera papà è tornato a casa felicissimo. Sara, ho una bella notizia. Ti ho iscritta a scuola. Che bello! Ho sempre voluto andarci. Abbiamo spiegato al preside che hai bisogno di attenzioni speciali. Quindi non devi preoccuparti di niente. Ma, mamma, io non voglio un trattamento speciale. I miei genitori mi hanno lanciato uno sguardo pieno di pietà. Lo odiavo, ma chi se ne importa? Prima dell'inizio delle lezioni, l'insegnante mi ha presentata alla classe. Vi presento Sara. Da oggi studierà insieme a voi. I miei compagni sembravano sospettosi e non molto amichevoli. Ovviamente tutti continuavano a fissare le mie protesi. Ma ho comunque provato a comportarmi in modo normale. Non ha le gambe. Già, è terribile. Mentre stavo andando al mio posto, una ragazza mi ha rivolto uno sguardo arrogante e ha fatto un sorrisino. Lo userà a suo favore. Aspettate e vedrete. Guardate, sono così sfortunata. Dovete compatirmi. Ma che cavolate stava dicendo? Non avrei mai fatto niente di simile. Ho deciso di concentrarmi sullo studio, così che nessuno pensasse che i prof mi davano dei voti alti solo per pietà. Nei giorni seguenti ho provato a essere amichevole, ma i miei compagni di classe non si lasciavano avvicinare. Inoltre Chloe aggiungeva benzina sul fuoco. Parlava alle mie spalle e ridacchiava. Mi faceva infuriare. Un giorno dopo scuola ho visto un tipo fuori da casa nostra. Signor Peterson! Le presento Sara. Il signor Peterson mi ha guardata, facendo particolare attenzione alle mie protesi. Molto bene. Faremo come deciso. Di che cosa stava parlando? Ero confusa. Dopo che i miei hanno accompagnato l'ospite alla porta, gli ho fatto qualche domanda. Mi ha guardata in modo strano. Il signor Peterson lavora in televisione. Presto arriverà una troupe e gireranno un programma sulla nostra famiglia. Bello, ma perché? Sara, tesoro, non preoccuparti. Non devi fare altro che sorridere e annuire. Devi solo seguire il copione. È un programma popolare, quindi sono abbastanza rigidi. Non avevo capito bene di che cosa si trattasse, ma ho accettato lo stesso. Dopotutto i miei erano adulti e sapevano che cosa stavano facendo. Quando la troupe è arrivata, si sono seduti sul divano davanti al presentatore e hanno acceso le telecamere. Signora e signor Rent, diteci, come ci si sente a essere i genitori adottivi di un minore con disabilità? È abbastanza difficile, ma io e mio marito sapevamo che cosa ci aspettava. E ora siamo felicissimi. L'amore per nostra figlia ci permette di superare ogni difficoltà. Non mi piaceva molto quello che stavano dicendo, ma ho continuato a sorridere come pattuito. Quando il programma è andato in onda, la mia vita a scuola è cambiata drasticamente. Ciao Sara, ti ho vista in TV. Dopo aver visto il programma, mia mamma si è commossa. Siediti con noi, chiacchieriamo un po'. È stato bellissimo. Tuttavia, Chloe e i suoi tirapiedi mi hanno rovinato l'umore. Non illuderti. Vogliono essere tuoi amici solo perché la tua triste storia è finita in TV. Che cosa vuoi da me? Lasciami in pace. Le sue parole mi avevano ferita, ma ho deciso di non darle ascolto. Dopodiché, la mia famiglia è stata invitata di nuovo a partecipare al programma. Era abbastanza interessante. La mamma aveva persino organizzato un servizio fotografico apposta per noi, con il miglior fotografo della città. E presto le nostre foto sono apparse sulle riviste. Allora mi è venuta un'idea. Mamma, dovremmo dimostrare che una persona disabile può vivere una vita normale. Potrei essere di ispirazione alle persone che hanno dei problemi simili. Sì, bella idea. Ma non sei ancora abbastanza famosa. Sono d'accordo. Prima devi ottenere l'attenzione del pubblico.
Forse avevano ragione. Ho deciso di pensarci meglio e sono andata a fare una passeggiata. Ero appena uscita di casa quando ho incontrato due sconosciuti. Sara? Sì, sono io. Ci conosciamo? Sono il tuo prozio Ben e lei è tua zia Kate. Ti stiamo cercando da tantissimo tempo, ma non ti abbiamo mai trovata. Stavamo iniziando a perdere le speranze. E poi è avvenuto un miracolo. Abbiamo acceso la TV e abbiamo visto nostra nipote. Sara, vieni a vivere con noi. Non hai bisogno di una famiglia adottiva. Dopotutto, hai dei parenti. È tutto così improvviso. Sì, lo capiamo. Pensaci e chiamaci, ok? Mi hanno lasciato un numero di telefono e se ne sono andati. Sono tornata a casa e i miei hanno subito capito che c'era qualcosa che non andava. Probabilmente avevo un'aria confusa. Va tutto bene? Ho detto ai miei genitori di aver incontrato gli zii e per qualche strano motivo si sono arrabbiati tantissimo. Se avessi avuto dei parenti non sarebbe stato possibile adottarti. Erano sicuramente dei truffatori che fregano le persone disabili. Wow, esistevano davvero delle persone così crudeli. Gli avevo creduto. Meno male che avevo parlato ai miei genitori di quell'incontro. Chissà che cosa sarebbe successo altrimenti. A scuola ci hanno detto che invece di educazione fisica avremmo studiato danza. Le mie protesi non mi creavano difficoltà, quindi non ero preoccupata. Correre con le protesi era abbastanza difficile, ma ballare era tutta un'altra cosa. In palestra ho notato che Chloe era stranamente silenziosa. Era seduta su una panchina e guardava con aria triste un ragazzo di un'altra classe. Si chiamava Steve. Quel ragazzo le piaceva. Era chiaro. Mi sono chiesta perché Miss Popolarità non stava facendo il possibile per farsi notare. La voce di un mio compagno di classe ha interrotto le mie riflessioni. Sara, sei così coraggiosa! Grazie! Ma perché? Non fare la modesta! È fantastico che tu abbia accettato il rischio! A cosa ti riferisci? Mi ha mostrato il programma delle gare scolastiche. Ho dato un'occhiata e sono rimasta senza parole. Il mio nome era nella lista dei partecipanti alla corsa. Buona fortuna. Farò il tifo per te. Era uno scherzo. Chi aveva fatto una cosa simile? Wow, sarà pazzesco. Certo, Chloe. Doveva aver messo il mio nome nella lista sperando di umiliarmi. Probabilmente quella poveretta correrà sulle mani. Dopotutto non ha le gambe. Aveva superato il limite. Non tirarti la zappa sui piedi, Chloe. Ho deciso di partecipare solo per farle un dispetto. Ma come potevo farcela? A casa ho chiesto un consiglio ai miei. Voglio partecipare, ma non so come fare con le protesi. Beh, allora il nostro regalo ti tornerà utile. Sono andati in un'altra stanza e sono tornati con un pacchetto. Dentro c'erano delle cose strane. Queste protesi sono studiate apposta perché le persone disabili possano correre come chiunque altro. Ho quasi urlato per la felicità e ho abbracciato i miei genitori. Siete i migliori! Il giorno della gara, mamma e papà sono venuti allo stadio della scuola. Avevano persino portato i giornalisti. Oggi è un giorno speciale. La nostra bambina è così coraggiosa che gareggerà insieme ai suoi compagni. Siamo davvero fieri di Sara. Ero già sulla linea di partenza quando Steve, il ragazzo che piaceva a Chloe, è improvvisamente venuto da me. Volevo augurarti buona fortuna. Si vede che sei una ragazza forte. Stavo per ringraziarlo, ma la gara è iniziata. Era arrivato il momento di correre. Wow, è stata una sensazione indimenticabile. È stato come avere le ali. Il pubblico era in visibilio. Mi hanno fatto delle foto e hanno urlato parole di supporto. Ero così soddisfatta di me stessa. Volevo mostrare a tutti di cosa sono capaci le persone come me. Tuttavia, qualcosa è andato storto. La chiusura di una protesi si è rallentata. Oh no, ho dovuto rallentare per non cadere. Chloe mi ha superata. Dannazione, era colpa sua. Doveva avermi vista parlare con Steve e si era arrabbiata. Era così insofferente. Sono arrivata tra gli ultimi. Per fortuna non sono caduta. Altrimenti Chloe avrebbe fatto i salti di gioia. Gliel'avrei fatta vedere io. Ho messo le protesi e ho seguito Chloe negli spogliatoi. Ho aperto la porta e sono rimasta a bocca aperta. Chloe si era tolta i leggings. Aveva un ginocchio completamente ricoperto di cicatrici. Ho capito che probabilmente aveva una protesi al ginocchio. Mi ha vista e si è subito messa i jeans. Che cosa ci fai qui? Vai via! Che cosa ti è successo al ginocchio? Che ti importa? Pensa ai fatti tuoi. Non provare a dirlo in giro. Io non ci marcio sulle mie debolezze. Al contrario di qualcuno. Dopo avermi urlato quelle cose, ha preso la borsa ed è scappata. I miei genitori mi stavano aspettando in macchina.
ma io ho deciso di fare una passeggiata. Avevo bisogno di riflettere. Tuttavia, appena sono uscita dallo stadio della scuola, ho incontrato di nuovo quei due truffatori. Sara, non ci hai chiamato. Eravamo preoccupati. Tesoro, sembri sconvolta. Va tutto bene? Lasciatemi stare. Io non ho dei parenti. Trovate qualcun altro per fare i soldi. Chiaro? A casa mi aspettavo un'altra sorpresa sconvolgente. I miei stavano avendo un'accesa discussione in salotto e non si erano accorti che io ero proprio fuori dalla porta. Niente sta andando secondo i piani. Se continua così non rimarrà famosa per molto. Il pubblico preferisce le storie tristi. Dovrebbe fare pietà, ma continua a comportarsi come se fosse un'eroina. L'ho iscritta alla gara e ho rotto quelle stupide protesi. Ma non è nemmeno caduta. Speravo che le persone provassero pietà per lei. Dobbiamo inventarci qualcos'altro. Cosa? No, no! Mi avevano adottata solo per il denaro e la fama. Ero furibonda, ma l'ho nascosto. Volevo arrivare in fondo alla questione. Sono andata nella mia stanza. Ho acceso il PC e ho cercato delle informazioni sulle coppie che avevano adottato dei minori con disabilità. C'erano tantissime pubblicazioni e avevo paura di non trovare quello che stavo cercando. Ma ho avuto fortuna. Dopo aver fatto diverse ricerche, ho trovato una foto dei miei genitori e di un bambino senza braccia. Avevano scritto un articolo su di loro. La foto era stata scattata in un altro paese e risaliva 10 anni prima. Persino i loro nomi erano diversi. Signora e signor Rant erano dei nomi inventati. Ho trovato il ragazzo sui social. Wow, ormai era adulto. Ho deciso di mandargli un messaggio e di scoprire che cosa stava succedendo. Ciao, sono stata adottata dalla coppia che aveva adottato anche te. Il ragazzo mi ha risposto che gli dispiaceva. A quanto pare anche lui era stato obbligato a partecipare a programmi televisivi e servizi fotografici. I nostri genitori avevano approfittato della sua popolarità. Quando aveva detto loro che quella vita non gli piaceva, lo avevano lasciato senza soldi ed erano spariti. Erano due truffatori. Troverò una soluzione. Mi ha augurato buona fortuna. Ho aspettato di rimanere a casa da sola e mi sono intrufolata nella stanza dei miei. A quanto pare avevano cercato su Google dei college per disabili che si trovavano in altri paesi. Sapevo come mettere fine a quell'incubo. Avrei dovuto aspettare soltanto un pochino. Fare come se nulla fosse è stato difficile, ma ci sono riuscita. Per la lezione finale di danza, tutti gli studenti balleranno in coppia. La coppia migliore si esibirà a un concerto. Chloe è finita in coppia con Steve. Probabilmente era al settimo cielo. Prima della lezione ho deciso di prendere un po' d'aria nel cortile della scuola. Sono uscita e ho visto Chloe in un angolo. Diamine, ma stava... Chloe, stai piangendo? Non sono affari tuoi! Era successo di nuovo. Stavo per andarmene quando ho notato che Chloe si teneva il ginocchio ferito. Sapevo che cosa stava passando. A volte il dolore era insopportabile. Ecco, tieni. Che cos'è? Un antidolorifico, porto sempre con me. Chloe ha preso la medicina e ha persino mormorato qualcosa di simile a un grazie. Poi ha ballato con Steve senza problemi. A quanto pare l'antidolorifico aveva funzionato. L'insegnante era molto felice e ha annunciato che avrebbero rappresentato la nostra scuola al concerto. Se devo essere sincera, ero felice per Chloe. Quando sono tornata a casa, i miei genitori hanno detto che avrei dovuto partecipare a un'intervista. Sarà una diretta. Sai cosa devi fare. Basta sorridere. Eh? Avrei mostrato loro qualcosa di indimenticabile. Il giorno delle riprese ero pronta a smascherarli. Il pubblico vorrebbe sapere com'è la vita dei genitori che si prendono cura di un figlio con disabilità. Non mi piace molto parlare della quantità di problemi che dobbiamo affrontare. Non importa che cosa dobbiamo fare. Siamo disposti a tutto per la nostra amata figliola. Vorreste aggiungere qualcosa, signorina? Ho detto tutto quello che avevano fatto quei due truffatori. Avevo stampato l'articolo e avevo portato le foto di quel bambino con me. Si meritano la prigione! Ovviamente è stata coinvolta la polizia e gli agenti sono arrivati prima della fine della diretta. Hanno arrestato i miei per impedire loro di partire per un altro paese e di cambiare di nuovo nome. Dopo aver consegnato le prove agli agenti, ho lasciato lo studio di registrazione e ho incontrato gli altri due truffatori. Vi avevo detto che... Ascolta, Sara. Mi ha mostrato una vecchia foto in cui... Ma come? C'ero io ed ero piccolissima. Accanto a me c'erano i miei veri genitori, lo zio Ben e la zia Kate. Sembravano così giovani. Visto, non siamo due sconosciuti. Non abbiamo figli nostri. Saremmo felici se tu diventassi parte della nostra famiglia. Mi dispiace se ho dubitato di voi. Sono andata a vivere con i miei zii.
La polizia ha condannato i miei genitori affidatari e ha annullato l'adozione. Io ho continuato a studiare. Un giorno Chloe è venuta da me in corridoio. Possiamo parlare? Che strano. Di solito mi prendeva di mira o mi ignorava completamente. Sì, certo. È successo qualcosa? Io volevo scusarmi. Wow, non me lo aspettavo. A quanto pare, qualche anno prima, durante le vacanze estive, anche Chloe era rimasta coinvolta in un incidente e si era ferita gravemente il ginocchio. Le avevano messo una protesi. Temeva che i suoi compagni pensassero che fosse strana e così aveva nascosto il suo problema. Pensava che gli altri studenti potessero scoprirlo e aveva paura di perdere la popolarità. Ecco perché non mi piacevi. Pensavo che stessi ostentando la tua disabilità, così che tutti si dispiacessero per te. Ma quella diretta è stata pazzesca. Ho capito che non stai cercando di fare pietà a nessuno. Anzi, Chloe, non dovresti vergognarti del tuo corpo. Le cose stanno così, quindi dovresti accettarle e vivere la tua vita al massimo. Niente è impossibile. Ho detto a Chloe una cosa che stavo pensando da diverso tempo. Dobbiamo dimostrare che anche le persone disabili possono condurre delle vite interessanti. Dobbiamo essere un esempio per tutti coloro che si vergognano delle proprie cicatrici e che pensano di essere sbagliati. Io e Chloe abbiamo creato un progetto sociale e abbiamo organizzato un servizio fotografico insieme. Le foto erano bellissime, così vere e autentiche. Ho ottenuto un po' di soldi dai conti dei miei ex genitori e li abbiamo usati per stampare dei libretti motivazionali. Li abbiamo portati in ospedale e nei centri. Ci hanno persino chiesto di tenere un discorso nella casa famiglia che mi aveva ospitata. Alla fine dell'anno è successa una cosa piacevole. Il preside ha chiamato me e Chloe sul palco. La nostra scuola è orgogliosa di avere due studentesse forti e coraggiose come voi. Non ho mai sentito un applauso così forte. Dopo l'incontro, Steve si è avvicinato a Chloe. Chloe, pensavo che fossi arrogante e drammatica, ma mi ero sbagliato. Vuoi uscire con me? Beh, ero felicissima per la mia amica. Sì, avete sentito bene. Siamo diventate amiche. Ho iniziato a correre e a saltare per davvero. Ora partecipo alle gare e ho vinto persino dei premi. I miei zii mi supportano. Anche voi siete riusciti a superare delle difficoltà? Raccontatemelo nei commenti qui sotto.